Ciao a tutti, sono Michele Crotti, responsabile tecnico commerciale di Aeraurica. Oggi voglio parlarvi di come sia importante effettuare una corretta manutenzione sull'unità ventilanti, che costituiscono il cuore pulsante dei sistemi di VMC. Ci sono quattro buoni motivi per effettuare una corretta manutenzione. Il primo, garantire un'efficiente filtrazione dell'aria di rinnovo per mantenere così una buona qualità negli ambienti e negli spazi chiusi. Il secondo, ridurre problemi di rumorosità dovuti alla scarsa manutenzione sugli elementi meccanici presenti all'interno delle unità ventilanti. Il terzo, ridurre costi e consumi energetici dovuti ad esempio alla presenza di filtri sporchi. Il quarto, allungare il tempo di vita delle unità ventilanti e dei componenti meccanici presenti al suo interno. Ci sono due tipologie di manutenzione, la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria. Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, consideriamo l'ultima annata in casa Aeraurica, il QR120P, un'unità di VMC centralizzata a doppio flusso con recupero di calore super compatta. Possiamo infatti vedere che la manutenzione ordinaria viene fatta molto semplicemente andando a rimuovere dei tappi in PPE che costituiscono l'involucro dell'unità ventilante, rimuovendo poi semplicemente i filtri al suo interno. La manutenzione ordinaria viene effettuata andando semplicemente ad aspirare le polveri presenti sul filtro. E noi consigliamo una cadenza che può variare dai 3 a 6 mesi in funzione di una serie di fattori, tra cui ad esempio le condizioni ambientali esterne. In ogni caso consigliamo la sostituzione dei filtri a cadenza annuale. Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria, prendiamo in considerazione l'unità QR280, un'unità di VMC canalizzata compatta per installazione verticale. Ci sono due componenti che necessitano di manutenzione straordinaria, ovvero lo scambiatore di calore e i ventilatori. Come potete vedere, è possibile accedere in modo estremamente semplificato a questi due componenti andando a rimuovere degli elementi che costituiscono l'involucro in PPE, sfilando lo scambiatore di calore, che poi può essere aspirato, passato sotto l'acqua e, una volta puliti anche i motori presenti all'interno dell'unità, può essere semplicemente reinserito all'interno dell'involucro, terminando così la manutenzione straordinaria. La cadenza temporale con cui consigliamo di effettuare la manutenzione straordinaria è di tipo annuale. Vi ricordo però che è molto importante effettuare una corretta manutenzione anche sulle unità decentralizzate. Consideriamo il nostro prodotto Quantum Next, che ben si presta per potervi mostrare quanto è facile poter accedere alle parti interne che necessitano di manutenzione grazie al sistema magnetico con il quale è stato progettato. Grazie al sistema magnetico è possibile rimuovere facilmente l'unità ventilante, accedendo così in modo semplice allo scambiatore e ai due filtri e una volta effettuata la pulizia degli stessi, reinserirli all'interno del tubo che attraversa il muro e riattivare l'unità ventilante. Ricordatevi dunque che non è sufficiente installare un'unità ventilante, ma è necessario effettuare le operazioni di manutenzione periodicamente. Per qualsiasi informazione o pezzi di ricambio, contattateci al nostro indirizzo info@aeraurica.it.